Antonio Mainardi, c'è fermento politico, si prova a creare un progetto unico nel centrodestra, c'è la disponibilità di Forza Italia, la Lega come si pone rispetto a questa volontà di andare tutti coesi all'appuntamento elettorale qui ad Angri? Grazie innanzitutto per l'intervista. Sì, noi siamo anche noi sulla linea di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, abbiamo l'intenzione e la volontà di mantenere il centrodestra unito nel nostro territorio, perché pensiamo che sotto il nostro modo di fare politica si convergano sia i partiti che ho citato prima, ma anche c'è anche la possibilità che convergano persone che si rivedono sotto l'ideologia di centrodestra, che però preferiscono non far parte di partiti. Quindi pensiamo e lavoreremo, infatti nei prossimi giorni ci incontreremo anche con i vertici locali di Fratelli d'Italia e di Forza Italia per provare a stilare un programma condiviso e poi in secondo momento cercare di andare uniti alla prossima tornata elettorale. Un progetto condiviso che esula in questa fase dai personalismi, dai nomi che cominciano a circolare come indicazioni dei rispettivi partiti. Sì, assolutamente sì, perché come è stato già detto anche proprio ai vostri microfoni da altri esponenti del centrodestra, noi in primis teniamo a creare un programma condiviso e poi parleremo, diciamo, e decideremo chi dovrà essere il personaggio di punta che dovrà poi rappresentare tutta la coalizione e portarci alle elezioni, cosa che non è secondaria, ma riteniamo più opportuno prima parlare di programmi e poi eventualmente in secondo momento individuare chi è la persona che potrà rappresentarci. La Lega è sempre stata al fianco di Cosimo Ferraioli anche dopo il commissariamento, a questo punto l'ex sindaco potrebbe anche fare un passo indietro? Noi sinceramente speriamo di no, perché siamo convinti del buon operato che abbiamo fatto insieme a lui negli ultimi 4 anni, di quello di tutte le cose che sono state messe in cantiere per la città, che purtroppo si sono bloccate per causa di chi ha voluto fortemente il commissariamento ad Angri, tutti sappiamo di chi sto parlando, e speriamo di riattivare tutte le opere che avevamo fatto partire, vedi ex MCM, vedi campo sportivo, zona campo sportivo, parcheggio, prolungamento Corso Italia e tanti altri che sono in cantiere, però nei prossimi giorni sapremo se c'è anche questa possibilità. Ecco, è un appuntamento elettorale molto atteso, perché dopo l'esperimento di 5 anni fa adesso c'è bisogno di linee programmatiche, di coesione, di unione, soprattutto nei programmi e non solo negli uomini. Assolutamente, assolutamente sì, infatti come dicevo prima punteremo molto, anche accogliendo l'invito di altri esponenti sempre del centrodestra, di creare un programma molto smart, molto fluido, molto veloce, anche di pochi punti, proprio per individuare quali sono secondo noi e secondo chi logicamente vorrà stare insieme al progetto del centrodestra le cose più importanti da fare, che potranno essere 4, 5, 6 punti che ci vedranno tutti uniti nella stilare il programma, e poi man mano si presentano delle eventualità, vedremo poi come affrontarle, ma sempre e comunque seguendo lo spirito del centrodestra. Il gruppo della Lega ad Angri è stato uno dei precursori, uno dei primi, vi siete costituiti in consiglio comunale, diciamo c'è anche una certa consistenza a livello provinciale e regionale, perché Angri davvero ha fatto da apripista per quanto riguarda la Lega di Salvini. Sì, sì, è vero, siamo stati il primo gruppo consiliare in Campania, composto da 3 consiglieri comunali più un assessore, che credono ancora in questo progetto e cercano di portare avanti l'idea che c'è di amministrare della Lega anche nei nostri territori. Anche a livello provinciale abbiamo avuto un ottimo risultato alle scorse europee, facendo eleggere 2 esponenti della Campania al Parlamento europeo, e quindi speriamo che questa forza, questa volontà del popolo di venire, diciamo, sotto la bandiera della Lega possa continuare e avere anche un'ottima affermazione anche per quanto riguarda le amministrative prossime.